Ma innanzitutto amichevole, utile dopo la sosta, in una settimana un po' più lunga del solito e quindi era necessario rigiocare e riprendere un po' il ritmo partita. Amichevole sicuramente per noi utile, è ovvio magari forse meno per gli avversari perché sono di un livello superiore, però cose che dovevamo vedere e avevamo pensato e stiamo pensando per domenica prossima, le abbiamo provate in questa partita, per cui bene così. Di Avellino ha avuto modo di affrontarla qui questa sera. Che idea si è fatto e se l'ha seguita anche nel corso della stagione? Ha avuto tempo? Sì, l'ho seguita in un paio di occasioni TV, una sfortunata quella di Natale, lo dicevo prima al coach, ma sicuramente una squadra che mi ha impressionato positivamente. Al di là di quei due quarti con Caserta, mi ha fatto una buonissima impressione, ma anche oggi, al di là che poi è una squadra che in mattinata aveva lavorato tanto e si vedeva, ma in campo stanno bene insieme, si vede che è un buon gruppo, a me è una squadra che a me piace molto. Avellino parteciperà anche alle Final Eight di Coppa Italia. C'è un Ragland che è arrivato da un mese ed è ancora in rodaggio. Può permettere a questa squadra, il giocatore americano, di far compiere il salto di qualità? A mio avviso sì, ma più che altro perché la squadra è un innesto in più e quindi è una scelta in più che un allenatore può avere. È chiaro che il livello della Coppa Italia è un livello molto alto, ci sono 8 squadre di primissima fascia, quindi lì occorrerà giocare le 3 partite sempre a un livello altissimo. Quindi io faccio un grande in bocca al lupo a Avellino, auguro le migliori cose. Invece, per quanto riguarda Latina, quale obiettivo vi siete posti per questa stagione e dove volete e potete arrivare, secondo lei? Il nostro obiettivo rimane quello della salvezza, vogliamo evitare assolutamente il discorso playout, per ora le cose stanno andando benino, diciamo così, speriamo di continuare, adesso c'è tutto questo girone di ritorno, e ci sono molti scontri diretti, quindi lì si deciderà un po' la nostra sorte.